Perché nel pentolino andavo tardi per te, la butti nelle scabole, Sì. quei affari celesti, metterli dentro. Eccoci qua, zia. Eccoci qua, sì, ma fatti di mangiare pronto, dopo se no non ti dico più niente. Sì, finiamo il video e li porto. Cioè, Cos'è arrivato oggi? Un altro pacco quante merde. dal nostro amico Amazon.it. Cioè, tu sei ragione, sempre tu. Ma sai che voglio finire con questa roba, non sono mica obbligata Ah, a ma è finito, zia. Adesso era il mese clou. Novembre e dicembre erano i mesi clou del 2011. cioè, adesso basta, Adesso adesso basta, finire. sì. Ostie. Vonde Pax. Adesso apri, dai. Adesso Ostie. non arriva più niente per un bel po'. Tutte robe che io non so niente, tu falli, falli, falli. Io sono qua come una stupida perché non so di che cosa neanche si tratta, no? Vediamo insieme di cosa si tratta. Cioè, ma tu sai perché vedi e guardi e leggi, ma io vuoi che sappia qua. Dammi qua. Aspetta, dammi qua. Eccolo qua, Assassin's Creed Cosa? Revelation, edizione da collezionisti per PC Windows. Questo qua, zia, è un videogioco che parla delle ultime avventure di Ezio Auditore da Firenze che finisce a Costantinopoli o Istanbul, che dir si voglia. Assassin's Assassin's Creed. Assassin. Creed Revelation. Bene, Allora, zia. Il allora. nostro eroe finisce a Costantinopoli sulle tracce del suo antenato Altair per scoprire la verità sugli assassini nella costante guerra contro i templari. Vediamo cosa c'è dentro. Sempre da giorno d'oro. Ma tu tifi per gli assassini o per i templari? Tu per chi tifi, assassini o templari? Ma è bene sapere chi, di arrivare a capire chi è, no? Sì, ma tu per chi tifi? Chi sono i buoni secondo te, gli assassini o i templari? Non so neanche io spiegati cosa dite. Vediamo cosa c'è nella scatola. Finalmente ho tolto il cellofan. Non so neanche io cosa dite, non so proprio. Allora, come si apre la scatola? Qua rompiamo tutto, so già io. Come funziona qua? Ah, la colla. C'era la colla. La colla maledetta, guardatela lì. Noi tiriamo fuori la nostra edizione da collezionisti. Sbrighiamo tutto e bon, zia. Si spacca tutto qua. Hanno messo pieni di colla? Colla, colla. Ancora che ci perdi per la strada. Allora, vediamo un attimo sul retro. Questa edizione contiene. Allora, il videogioco. Un artbook, dei filmati e la colonna sonora. In più abbiamo la missione single player, le prigioni di Vlad l'Imperatore e personaggi multiplayer supplementari. Vediamo come si apre la scatola, eh? Guarda, guarda che bello, come si apre. Guarda, guarda. Hop. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Però tanto bello, eh? Anche il simbolo si muove. Biel. Proprio una bella scatola. No, così. Lop. È vuota, sì, ho tutto io. Allora, vediamo cosa c'era dentro la scatola. Io ti devo mandare che tavolo che hai messo Tutto un casino. tutto sopra. Tutto un casino. È tutto un casino, guarda proprio. Hai messo tovaglia pulita stasera, vi lo dico. Ma non trovi neanche il tocco di tovaglia libero, Allora, abbiamo il film d'animazione Assassin's Creed Embers con la fine di Ezio Auditore, il capitolo finale che va guardato dopo aver giocato il videogioco. ah, per L'artbook. televisione quella roba. Sì, questo qua si mette nella televisione e si vede il cartone animato. Avete cartone animato? Sì. Allora, adesso sono arrivato. Sarebbe una specie di cartone animato quello lì, Sì, qua c'è un cartone animato, sì, e qua c'è un videogioco. no? Cioè, lì il videogioco. Allora, qua è un libretto con tanti disegni. Vedi qua, zia. Qua. E quanto costerebbe un piccolo affare così, tipo, come si chiama, computer piccoli così? Per vedere i film nella TV?
Non per vedere qualcosa, se per regalare alle piccole, se era un piccolo, quanto costerebbe? Costerà sui 50, forse anche meno. Lì è il libro, zia. E qua abbiamo il videogioco. In copertina troviamo Ezio e Altair. Due assassini, un unico destino, recita la pubblicità. Vediamo di aprire qua, se ce la facciamo. Allora dovevo chiederti se costa tanto un videogioco, una roba così per regalare adesso che è il compleanno, Greta. No, costa poco. Dopo viene Eva anche, no? No, mio potesno. Ma ti ho detto che non si rovina, devo tirare via la plastica. Un buco. Mettono la plastica sempre così bene loro. Ma zia, quel libro lì ti piace? L'hai aperto? Oh, così. Lì. Aspetta, qua si apre. No. Sta ferma con le mani. Così. E qua sono le pagine. Tanto io apro qua, tu guarda il libro. Che poi mi è caduto per terra qua. Vivo, vivo. Oh là. Abbiamo il gioco, il codice lo tiriamo via. Ecco. Ecco qua il gioco. Ah, sono due dischi. Ah, la colonna sonora dietro. Abbiamo anche la colonna sonora del gioco, zia. Sì. Beh, se non si sa niente, no? Bella roba, non sai neanche dove attaccarla, no? Allora, cosa ne pensi di questa edizione di collezionisti di Assassin's Creed Revelation? Dopo c'è chi compra e chi non compra, perché bisogna vedere se dopo se va bene, se non va bene. Se l'avevo fatta su in dozzina, così adesso... Sai quanti costi, soldi costerà questa roba? Questa roba costa, vediamo subito. Mettiamo a fuoco. 54 euro. Madonna santa, si è smazzato sacramente. Sono tanto contento perché troppi soldi. Sono troppe cose da mettersi dentro. Chi arriva a mettersi dentro? Io che ormai sono vecchia, ho 85 anni e non posso pretendere di dover imparare queste cose qua. Perché la scuola è fatta quella che è fatta, è stata. E dunque... Quindi troppi soldi. E le robe sono sempre quelle, sono imitazioni uguali, cambiano nome, cambiano cognome, ma gira e volta la roba sta ferma lì. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao! Alla prossima, ma ciao! Allora, io che come te, mi sono tutto, potresti comprare tutte le robe così, un milionario come te.